Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui insieme a Christian che ci porta la sua deck profile di Virtual World. Tra l'altro ho parlato un mazzo di tipo 16 anni fa, GOAT. Adesso ho parlato un mazzo invece più decente. Allora, parto subito con i mostri. Allora, con i mostri giochiamo 3 Lulu. Allora, innanzitutto cosa fanno i Virtual World? I Virtual World hanno tutti quanti un effetto comune, nel senso che si possono evocare tutti quanti specialmente targettando una carta sul terreno di qualunque tipo, quindi magia, trappola o mostro, e mandando dal cimitero, dal mazzo, una carta di tipo differente. Quindi se io targetto magia, mando trappola o posso mandare anche mostro. E poi tutti quanti si differenziano in uno specifico effetto. Ad esempio Lulu è il sercino. Lulu, ad esempio, targetta una magia, può mandare una trappola e aggiungere un mostro. Tutti i Virtual World inoltre loccano su evocare solo livelli 3 o rango 3 o superiore. Quindi vuol dire che non si possono evocare Link in questo mazzo. Poi giochiamo 3 Lao Lao. Lao Lao è il reborn del mazzo. Entra come Lulu, quindi sempre mandando al cimitero, targettando una carta e mandando al cimitero una carta di tipo diverso, e evoca specialmente un mostro dal cimitero. Se abbiamo mandato un mostro, non possiamo evocare il mostro appena mandato per il suo effetto, per evocarsi. Inoltre, quando evoca il mostro, gli nega l'effetto. Poi giochiamo 3 Nyan Nyan. Nyan Nyan è il Virtual World diverso dagli altri, nel senso che non si evoca specialmente dalla mano come tutti gli altri, facendo foolish di un tipo di carta. Lei, vabbè, può entrare normal ed è un mostro psico effetto, quindi non è tuner. Se però è nel cimitero ed evochiamo specialmente uno più livelli 3, lei si entra specialmente dal cimitero e diventa tuner. Però quando lascerà il terreno viene bandita. Gioco 3 Nyan Nyan perché quando viene bandita lei ricicla una carta, le bandite, e le rimette nel mazzo. Ricicla anche le carte coperte bandite di Desire. Quindi giocarne 3 secondo me è ottimale, perché se ne giochiamo 2 con Desire, e capita, ne banniamo 2, poi non abbiamo più modo di riciclare carte importanti che magari abbiamo bannato con Desire. Poi giochiamo 3 Lily. Lily è la foolish del mazzo, anche se sono tutti quanti foolish. Lei entra come tutti gli altri mandando al cimitero una carta di tipo diverso dal mazzo, targettandone una sul terreno, e poi può mandare il terzo tipo, nel senso, se io targetto magia e mando trappola per evocarla, poi possiamo mandare anche mostro. Infine 3 Gigi, che è quello che ci riapre la ripartenza. Gigi, come tutti appunto, entra allo stesso modo e alla fine del turno, durante l'end phase, aggiunge dal cimitero alla mano un mostro Virtual World. Di solito andiamo a riprendere Lulu, che è il restart per il turno dopo. Come altri mostri, come entrap, giochiamo, vabbè, 3 Ash e 3 Gamma. Non gioco altre entrap oltre queste perché il mazzo è molto forte secondo me, chiude con delle belle board, ha delle belle ripartenze, soprattutto ha un potenziale di OTK molto alto. Il problema è che a volte pecca di stabilità, ha tantissimi modi per sbriccare le mani, quindi è difficile che fa delle giocate, dei turni in cui non fa nulla, tipo 7-1 e passa. Però sarebbe meglio giocare meno entrap possibili per aumentare il potenziale esplosivo del mazzo. Di conseguenza gioco solo 3 Ash che sono ottimali contro tutto e 3 Gamma che sono versatili, perché può servire da interruzione se partiamo secondi nel turno dell'oppo, ma è molto più forte se invece la usiamo per bloccare eventuali Ash che ci possiamo beccare sui pezzi nostri, dal momento in cui tutti i Virtual World che abbiamo partono come effetto attivato dalla mano. Quindi se ad esempio noi abbiamo una magia trappola e attiviamo un Virtual World per evocarsi, il Virtual World quando attiverà l'effetto sarà in mano. Di conseguenza, se possiamo prenderci Ash sul Virtual World, allora possiamo anche tirare Gamma perché ancora non l'abbiamo mostro. O comunque molte volte ho Gamma per pararmi Desire o per parare Foolish Goods, anche se è difficile che fanno qualcosa lì, o anche la spell dei Virtual World che dopo vi faccio vedere. E quindi niente, Gamma secondo me è la best entrap che si può giocare in questo mazzo. Come magie invece giochiamo tante. Giochiamo 3 Kowloon. Kowloon è penso la carta che fa partire un po' tutto il mazzo. Kowloon ha 4 effetti in totale. Il primo, quello che poi è il più comune che andiamo a utilizzare, gli altri sono un po' più difficili, va ad attivare una magia trappola dal mazzo direttamente nelle zone magia trappola. Quindi o andiamo a attivare la magia continua oppure andiamo a attivare una delle due trappole continue. Ed è molto forte questa cosa perché appunto attivandole sul terreno possiamo targettarle con gli altri Virtual World. Poi ha altri 3 effetti che si attivano in base a quanti cancelli virtuali, ovvero le magie trappole, non si chiamano Virtual World, si chiamano
cancelli mondo virtuale, attiva un effetto aggiuntivo appunto per ogni carta cancello mondo virtuale. Se ne abbiamo almeno due, pompa di 200 tutti i mostri virtual wars fino alla fine del turno. Se ne abbiamo tre, e purtroppo questo è il peggiore, ci fa mandare tre carte dal mazzo al cimitero, ed è forte avere una foolish per tre. Il problema è che per questo effetto questa carta si prende Ash. È molto difficile che si prenda Ash questa carta, però molte volte se qualcuno ve la tira lì potrebbe risultare difficile se avete una mano bricca, appunto. Di conseguenza magari è utile baitare con qualcosa prima, però di norma nessuno mai tira Ash su questa carta. Come quarto effetto, è quello che non faremo mai perché non avremo mai quattro cancelli mondo virtuale, anche se solo una volta mi è capitato in non so quanto tempo con sto mazzo, evoca quattro mostri dall'extra deck mondo virtuale con nome diverso. Poi le altre magie sono tre Qinglong. Questa è appunto una delle carte che andiamo ad attivare con la Virtual War City. È molto forte perché innanzitutto ci fa bandire carte dal cimitero e ci fa avere delle carte bandite che poi si vanno a riciclare con questa, che ne parlerò dopo. Ma la cosa forte di questa carta è un'altra, poiché tutte le magie trap, eccetto la Virtual War City, tutte le magie trap o le Virtual War hanno un effetto sul terreno e un effetto al cimitero. E l'effetto al cimitero di questa carta è il più forte. Infatti se è nel cimitero la possiamo bandire, si bandisce di costo, per aggiungere in mano un mostro Virtual World e poi scartare una carta. Quindi è un ulteriore esercino oltre a Lulu. Poi giochiamo anche 3 Desire, perché in questo mazzo sono molto forti. Dal momento in cui appunto bandire carte non ci spaventa, che abbiamo Nyanyan che ce le va a riprendere. Inoltre avere più carte in mano ci dà la possibilità di triggerare tutti e quattro gli effetti dei Virtual World. E insomma, più Virtual World vediamo meglio è. Di conseguenza Desire può far sbriccare mani, può dare ulteriore benzina al mazzo. Secondo me è una delle carte must di sto mazzo. Poi abbiamo due Foolish Goods insieme a Metamorphosis Fusion. Le Foolish Goods non sono per Metamorphosis Fusion, sono prevalentemente per la Qinglong, che poi fondamentalmente ci funge da sercino. Metamorphosis Fusion invece è forte perché ha l'evenienza, se la peschiamo in mid game o late game non abbiamo più magari Qinglong, non riusciamo a riciclarli, per qualche altro strano motivo non li abbiamo, e abbiamo invece Metamorphosis Fusion nel mazzo, la mandiamo e peschiamo uno. Lei invece è forte anche se pescata molte volte, poiché dato che la magia scarta e un'altra trappola per attivare l'effetto scarta dalla mano, questa qui fondamentalmente è un meno zero che ci facciamo per attivare gli effetti, perché dopo ci fa ripescare. Come ultima magia giochiamo Colled, perché vabbè, come ho detto, il mazzo alcune volte può peccare di essere poco stabile, di conseguenza una hand trap di norma non è mai sufficiente a fermarci, due potrebbero farlo, quindi comunque sia Colled è must perché ci va a fermare una possibile cosa che ci va a dare fastidio. Teleport, perché vabbè, possiamo portare o Nyanyan o Lulu all'evenienza di quella che ci serva, e quindi è comunque un extender. Infine Reborn, era indeciso fra Reborn e Upstart. È vero che Upstart ci fa giocare a 39, però soltanto una secondo me non ha senso. Reborn invece è l'unica carta che ci permette di far giocare questo mazzo con una carta, nel senso, per ripartire sono necessarie due carte, ovvero un Virtual World e qualcosa che il Virtual World possa targettare in board per attivare l'effetto. Reborn invece resta uno da entrambi i cimiteri e ci fa giocare con soltanto una carta a differenza di due, quindi in un ipotetico top deck in late game può risolvere una situazione. Come tra ne giochiamo solo tre, giochiamo due Virtual War Gate Ciuce è la più forte, è la carta più forte del mazzo semplicemente. Allora, sul terreno e rimette due carte bandite Virtual World nel mazzo per poi spaccare una carta scoperta sul terreno. Questa carta genera control, toglie minacce, va a togliere mina, che per questo mazzo di conseguenza non è un problema, e va a togliere vari floodgate come può essere una skill drain, un Imperial Order, un anti-spell. È una carta veramente veramente forte. In mirror match, tra le altre cose, chi la vede prima vince, poiché dato che appunto i Virtual World targettano per entrare, quando targettano una carta lei la va a togliere e il Virtual World sfuma effetto. È semplicemente la carta più forte del mazzo. Ha anche lei un effetto al cimitero. Se noi la bandiamo dal cimitero, modula i livelli, nel senso che aumenta o diminuisce di 3 livello il rango di un mostro Virtual World. Infine Xian Wu, che ancora non ho capito come si pronuncia questa carta, è la trappola un po' più scarsa, serve come ripartenza o come extender ancora. È solo extender questo mazzo di main praticamente. Sul terreno ha l'effetto più scarso, nel senso che se controlliamo un altro Virtual World in battle phase possiamo spostare la posizione di un mostro. Mentre invece al cimitero è un po' più forte, la possiamo bandire, targettiamo un mostro nel cimitero, cartiamo una carta e lo evochiamo specialmente. Quindi magari può anche fungere da più due. Se abbiamo Lulu e Nyanyan, restiamo Lulu, restiamo Nyanyan, e possiamo fare magari Xyz, oppure abbiamo due tuner per fare sincro con altri mostri sul terreno. Insomma, questo mazzo di main praticamente è pieno di extender. La parte veramente consistente e forte, a parte Ciuce, è l'extra deck. Allora, come ho detto all'inizio del video, non giochiamo i Link per la limitazione imposta dai Virtual World. Di conseguenza giochiamo un
veramente vasto pacchetto di Synchro Xyz. Allora, come Synchro, che è la parte più numerosa, giochiamo Shenshen, che è il mostro principale dell'archetipo. Lui è la carta chiave del mazzo. Fondamentalmente è un macrocosmo, nel senso che tutte le carte che dal terreno vanno al cimitero vengono bandite. Purtroppo non bandisce anche le carte mandate dalla mano o dal mazzo al cimitero, sarebbe veramente fortissimo altrimenti. Però già l'effetto del macrocosmo sul terreno è veramente impattante. È anche difficile da togliere, perché se questa carta è nel cimitero, durante la main phase, nel turno in cui non è stata mandata al cimitero, la possiamo evocare specialmente bandendo due mostri con tipo e attributo diversi. Come altro livello 9 giochiamo Vermilion. Vermilion o comunque forte, livello 9, fa meno 1 all'oppo. All'occorrenza ci va a riciclare mostro dalle bandite. Entra e una volta per turno può bandire un mostro tuner da terreno, mano, cimitero, e fa meno 1 all'oppo. Se viene spaccato e va al cimitero, ricicla un mostro tuner bandito. Una delle carte più forti e più scarse contemporaneamente, dipendentemente dal matchup, è il Geomat Mech Sigma. Lui è grosso. Lui è un sincro 12, 3000 d'attacco. Fondamentalmente ha un effetto che fa fare doppio danno quando bitta un mostro, ma la cosa forte è che è immune a tutti gli effetti. Quindi ad esempio quando Skystriker entra ed è fondamentalmente partita vinta, perché non ha veramente carte per toglierlo. Fate eccezione per Acheskod, ma andiamo a togliere Acheskod prima che entri, quindi perché togliamo Selene con Ciuce. Come altri sincro poi giochiamo Ultimaia, che porta Negate. Gioco due Crystal Wing, perché molte volte capita che non vado a togliere Ultimaia dal terreno e quindi rimane anche per il turno dopo. Essendo che non ho altri drago sincro validi da giocare, no che non li ho io, che non esistono altri validi draghi sincro a livello 8 da giocare, ho deciso di mettere il secondo Crystal Wing, perché comunque è una seconda Negate, che se Ultimaia resta in board è comunque forte. Vabbè, Omega perché giochiamo Gamma. I livelli 6 giochiamo Stardust Charge Warrior, che è un sincro 6 che fa pescare 1. Drago Corallo è un sincro 6 tuner, quindi all'evenienza possiamo invocare o questo dipendentemente dalla mano che abbiamo. Lui anche fa pescare, però non quando entra, ma quando viene mandato al cimitero, ci fa pescare 1. Poi vabbè, un effetto che scarta una carta, spacca uno sul terreno, ma non lo usiamo mai praticamente. Juju, altro mostro Virtual World, lui è anche molto forte. Lui si fa con un tuner o non tuner, anche lui livello 6, è indistruttibile in battaglia da effetti finché abbiamo nel cimitero due mostri con nome diverso, tipo e attributo uguali, e una volta per turno possiamo bandire dal cimitero due mostri con tipi e attributo uguale ma con nome diverso, per sendare, targettare una carta e sendarla al cimitero. Infine Mundimu Dragon, perché giochiamo una fusione che poi vi faccio vedere. Come Xyz giochiamo Ptolemy. Ptolemy comunque sia ricicla pezzo al grave, ti aggiunge ripartenza oltre l'uro se non hai Gigi. Se vogliamo fare turni uno un po' più safe, Ptolemy è una delle carte migliori che possiamo andare a evocare. Fanfan è fortissimo. Fanfan è uno degli Xyz più forti del mazzo, secondo me. Si fa con due mostri di livello 6 e come effetto dice che possiamo staccare due materiali Xyz per bandire una carta sul terreno dell'avversario e una carta nel cimitero di entrambi i giocatori, o nel nostro o in quello dell'avversario. Quindi ipoteticamente facciamo un meno 1 in board all'oppo e un meno 1 al cimitero. Se non abbiamo i materiali dalle bandite per spaccare uno con Ciuce, possiamo anche fare semplicemente un meno 1 in board all'oppo e un meno 1 nel cimitero del nostro, che poi verrà riciclato con Ciuce. Inoltre un effetto secondario: se viene distrutto in battaglia dall'effetto di una carta dell'avversario e mandato al cimitero, evoca due mostri Virtual World di livello 3 dal mazzo. Come ultimo Xyz, Totem Bird. Contro Tribri penso sia la carta più forte. Si evoca con Lulu e Shenshen, che si fa più volte di quanto pensiamo, e va a bloccare Revolt, che è la carta più fastidiosa che Tribri ci può tirare. Di conseguenza veramente veramente forte. Come ultimo mostro di extra giochiamo Kaliga, che appunto si fa con Mundimu Dragon e Ultimaia. Kaliga è veramente forte poiché va a fare una mini lot. Questo mazzo ha perso tanto, si sa, da quando è stato bandito VFD dalla banned appunto. E Kaliga è un po' la carta che cerca di compensare il ban di UFD. L'effetto recita da che possiamo entrambi i giocatori, quindi sia io che l'avversario, tentare di attivare un solo effetto di mostro per turno e dichiarare un solo attacco per turno. Quindi com'è la situazione che verrebbe fatta in board? Ciuce che protegge da attacchi Kaliga e Crystal Wing che nega l'effetto dell'unico effetto che l'avversario può attivare. Nonostante lui annulli l'attivazione dell'effetto, Kaliga dice tentare di attivare, quindi va a incidere sull'intenzione del giocatore di attivare un effetto, non sull'attivazione stessa dell'effetto. E quindi se anche viene annullato l'effetto che lui tenta di attivare, non può più comunque farne altri. L'unico cambio che farei al mazzo: toglierei probabilmente il secondo Crystal Wing e andrei a mettere Zeus. Al momento non ci sono regio, di conseguenza spendere soldi per Zeus non mi sembrava la mossa migliore, ma appena inizieranno i regio probabilmente catto questo qui dall'extra deck, compro Zeus e lo metto subito dentro, perché è veramente veramente grosso. E va bene ragazzi, il video finisce qua, spero come sempre vi sia piaciuto. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i miei social per seguirmi ovunque. Quindi ragazzi, state lì e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!